Ciao, vi volevo spiegare cosa vado a fare oggi e darvi subito un'idea del progetto. Costruiremo un trapano a colonna sensitivo. Questa piccola macchina utensile può essere corredata da molti accessori che vanno costruiti. Qui potete vedere la macchina con sopra montata la testa perforare. Con questa leva si ha molta sensibilità sulla punta della a forare. Io per il momento ho la necessità di una colonna giramaschi per filettature. La devo fare per la costruzione della mia locomotiva a vapore. Ci sono molte piccole filettature da fare, da M2 a M3. I maschi si rompono solo a guardarsi. E devo filettare su superfici peraltro irregolari. Da qui ho la necessità di avere uno strumento che mi aiuti. Questo casting, questi pezzi sono fatti in ghisa grigia, tranne la colonna che è fatta in acciaio per utensili, quindi molto duro, ed è rettificata. Ora andiamo a vedere cosa andiamo a fare. La colonna logicamente andrà nella sua base. Sulla colonna ci saranno questi due braccetti. Sopra i braccetti, in uno dei braccetti ci sarà il piatto del trapano sensitivo. Le lavorazioni non saranno agevoli, tutt'altra cosa. Ci sono tolleranze molto strette da seguire. Dobbiamo centrare sempre le dimensioni nominali, da più 0.00 a meno 0.050, 50 micron. Stare fra tolleranza H7 e H9, sia per i fori che per gli assi, e i due sono relativi fra loro, formeranno degli accoppiamenti. Ho già portato i bracci a dimensione. Ora andiamo a barenare. Utilizzerò per la prima volta la testa barenatrice e sfaccettatrice della Lenz. Sul canale troverete il video correlato. Ora andiamo a lavorare i pezzi. Adesso inizio i primi lavori per il trapano a colonna sensitivo. Il casting è appena arrivato dall'Inghilterra, è un casting dell'Hemingway. Il pacco era in perfette condizioni, la merce imballata molto bene. Si vede che è un'azienda che tiene cura del proprio materiale, del proprio lavoro e dei clienti. Adesso la prima operazione è andare a rimuovere la crosta della ghisa. Questa crosta è piena di sabbia, quindi è sempre opportuno andarci con lima o con un utensile elettrico per levigare, per rimuovere questa sabbia praticamente. E sto seguendo il libro. Il trapano a colonna sensitivo è un progetto di Thomas. Era un modellista molto molto appassionato e ha fatto tantissimi lavori di meccanica, e grazie a lui oggi possiamo riprodurre in maniera vecchia scuola delle macchine bellissime. E quindi questa è la mia prima avventura con l'Hemingway Kit. Vediamo, andiamo. Da ragazza a scuola ho limato ore e ore e ore. Si iniziava dalla lima. Passava un anno prima che ti facevano toccare una macchina. Io sinceramente non voglio usare il macchinario elettrico perché non voglio fare sporco qui nel mio shop.
diciamo, la mia officina meccanica è nel garage di casa, quindi cerco sempre di mantenerla quanto più pulita, anche perché sinceramente mi piace lavorare in un ambiente pulito. Questi sono dei grilletti per il posizionamento, perché dopo questa operazione andremo a lavorare, a fare le prime lavorazioni. Io penso di farli in fresa sinceramente, però c'è chi la passa al doppio, e per bloccarla devi usare questi grilletti in maniera che puoi sfaccettare queste due superfici e poi queste due superfici di riferimento. Bene, che si può sempre finire in un secondo momento. Dopo, quando sarà finita, se uno lavora la bene, la liscia bene, ci sarà bisogno di pochissima stuccatura e con la vernice dopo verrà un lavoro bellissimo. Questa macchina sa di antico, per questo l'ho voluta. Io lo userò perché faccio modellismo. Adesso sto costruendo una locomotiva a vapore 3.5 gauge, inglese, si chiama Rob Roy, e mi serviva una piccola colonna per poter passare i maschi. Sono maschi molto molto sottili, stiamo parlando di 2-3 mm di diametro, che si spezzano solo a guardarli. Ho voluto appunto prendere questa colonna sensitiva per poter passare i maschi. Considerate che ogni volta che si rompe un maschio partono via 20 euro. A scuola ci facevano passare i blu e così ci imparavamo a passare la lima solamente dove volavamo. Sto tornando indietro nel tempo, vediamo un po'. Adesso dovrei incrociare la lima, ma non posso perché ho la telecamera alla mia sinistra. Vedete, voglio ridurre questo qui e questo qua. Questi segnati sono punti alti. Ci vediamo più tardi quando ho perfettamente pulito questo braccio. Eccolo qua. Eccoci qua, completamente sgrossati a mano. Poi logicamente alla fine proprio del lavoro, prima della verniciatura, le rifiniremo ancora meglio, e lì penso di usare una rigatrice piccolina a nastro in maniera che riesco a pulire completamente tutto. Adesso seguirò il libro e andiamo in fresa. È tutto in pollici, quindi dobbiamo ricavarci le misure. Un pollice e mezzo, quindi 38.1. Allora, alto 38.1. L'interasse sono 3.5. 88.9. Questa è una dimensione importante perché è l'unica che ci dà praticamente l'altezza.
di questo qua. Vedete questo segno? Significa che praticamente va semplicemente sgrossata, quindi 1 1/4, 1 e 1/4. Ho trovato questa app che è molto comoda per per il passaggio perché puoi inserire 1 1/4 e ti fa direttamente, se no devi prima ridurre praticamente il quarto. Da qua in avanti raramente farò vedere i disegni o il libro perché è giusto comprarsi il kit. Hemingway è una bellissima azienda che ci mette a disposizione praticamente questi cast ed è un peccato praticamente bypassarla, farli da soli o quant'altro. I kit non costano un granché, ci mettono a disposizione praticamente il cast. Questi qui sono parti che sono belle e la loro bellezza è proprio perché sono stati forgiati, altrimenti non verrebbe la stessa cosa. Ok, siccome lo voglio fare in fresa, praticamente adesso andremo a sfaccettare queste due superfici qua. Cosa vorrei vedere con questo goniometro elettronico? Vado sul piano di riscontro, mi traccio lo zero del piano di riscontro. Ok. Non so se riuscite a vedere, quindi diciamo manca a farla apposta. Scusate, è abbastanza dritto. Ok, quindi andiamo in fresa, andiamo a sfaccettare queste due superfici. Qui dovrò mettere uno scema sotto la morsa per esatto, lo andremo a fare con i blocchetti di riscontro. Ci troviamo la giusta ok. Adesso cerchiamo di posizionare il pezzo in morsa. Ho preso lo zero del letto della morsa. Abbiamo detto che andiamo a poggiare qui. Queste dovrò far riferimento soltanto con la morsa su questo punto, perché questa dimensione è differente rispetto a quest'altra. E dovrò andarci con il 1 2 3 block.
Si chiama 1, 2, 3 block perché è 1 inch qui, 2 inch e 3 inch. Devo per forza mettere questo perché ha una sua scomodità. Siccome era fatta per una birrotativa che usciva tanto fuori, la ganascia della morsa che si muove è questa. E se io non metto qui uno spessore, il pezzo mi viene troppo avanti e non riesco con l'utensile praticamente a lavorare. Ma adesso in questa fase non è un problema. Dunque, perfetto. Io ho preso come punto di riferimento il letto della morsa, vedo che questo è uguale. Adesso mi piacerebbe. Stiamo tutto fuori. Ok, adesso prepariamo la macchina. Andiamo sui 700 giri, 600 qualcosa. Ci posizioniamo qua, mi vado a spostare. Sarò molto gentile perché lavoro un po' a sbalzo. Ok. E andiamo, troviamo il punto zero in altezza. A zero andiamo. Ricordiamoci, questo è uno sgrosso, eh. Adesso mi voglio avvicinare piano piano a un punto dove le superfici riescano a dare un certo tipo di posizionamento. Sono stato un po' generoso, così i taglienti sotto non mi vanno a mangiare sopra le porosità della ghisa, dove all'interno c'è la sabbia. Come vedete, con il power feed che ho fatto riesco ad avere un controllo importante sull'avanzamento. Adesso piano piano ci sto prendendo sempre più la mano e mi trovo abbastanza bene. C'è un po' di chattering, c'è un po' di vibrazione perché praticamente sta lavorando a sbalzo.
È un piacere lavorare la ghisa perché si taglia con niente. Ma fa questa polverina. La stessa operazione per l'altro pezzo, poi giro e lo porto a dimensione. Andiamo. Devo scendere massimo 1,2 mm per parte. Adesso andiamo a dare una passata al punto 5. Ok, siccome questi due diametri sono differenti, adesso per posizionarlo in fresa nella maniera corretta dobbiamo andare a spessorare questa parte qui. Con un micrometro ho visto che sono 4 decimi la differenza. Ognuno di questi spessori sono di 10 di un decimo, quindi prendiamo 4 di questi, li andiamo a posizionare sotto il pezzo. Vedete che non si muove. Adesso andiamo in fresa. Questo è un comparatore che ho comprato insieme a una cosa bellissima, storica, ed è russo dei tempi del Soviet. È bellissimo. Un pezzo di storia. Farò un video solo per questo. Adesso, per come potete vedere, ho scimmato la base della morsa. Vado a posizionare qua, e andiamo a chiudere il nostro pezzo. Adesso andiamo a portare a finitura queste due superfici. Ok, adesso qui ho una bella base d'appoggio, ho girato il pezzo al contrario, un pelino. Vediamo, deve scendere ancora. Non c'è tanto, troppo.
Adesso ho fatto tutte e due, ho fresato tutte e due le superfici e sono a 31,75 con la misura su tutti e due i pezzi. Adesso andiamo a misurare il gap che c'è fra una parte e un'altra per fare gli shim. Ok, 60, 4, 5, ne devo fare un altro da 60. Ok, appoggiamo qui, facciamo questo sandwich e andiamo a misurare. Sull'asse Z del DRO da 31,75 dobbiamo andare a 30 e quella è la nostra dimensione finita per lato. Speriamo che tocca, sfiora. E chiudiamo qui il pezzo e andiamo a fare l'altro. Adesso ci prepariamo tutto per la seconda puntata. Grazie per avermi seguito, se vi è piaciuto lasciate un like. A presto!